Pergola, adagiata su sette colli a somiglianza di Roma. L'anfiteatro, uno dei più grandiosi della latinità, costruito durante l'impero di Augusto. Tutto in pietra d'Istria, chiara e purissima. Tutto è tipicamente italiano. Tutto rileva il connubio dell'intelligenza e del gusto latino con la soave bellezza della natura. Alle voci della latinità si uniscono i segni di Venezia. Mi sembra che tutto ciò sia familiare, consueto, quasi fosse la mia città, il luogo dove sono nato. Ecco il Parco della Rimembranza, dove ogni albero ricorda un polese che portò all'Italia i confini dai quali oggi è ricacciata. Ricordate i morti. Alle 11 del 10 febbraio 1947 a Parigi, la fine di Pola era suggellata. La stazione è senza vita. Neppure un'anima. La tragedia è nell'aria. Lo sgombero è già cominciato. È un'intera città che muore. Scusi, appena sbarcato mi sono messo in giro per la città. Ho preso qualche appunto. Sono un giornalista. Ce n'è da scrivere, eh? E vorrei restare qualche giorno ancora, ma è difficile trovare da dormire. L'unico albergo è stato preso d'assalto dai miei colleghi. Sono venuti da tutte le parti del mondo. Già, non è male che si sappia. E non c'è bisogno di inventare, eh? Basta dire la verità. Del resto voi giornalisti siete come i medici. Cercate il caso grave. Venga. Si scelga l'appartamento che vuole. Non c'è più nessuno. Ah, certo, non c'è da stare allegri, eh? Abbiamo portato via tutto, anche i chiodi. Per incassare la roba era indispensabile. Salga al terzo piano, la porta è aperta. L'abitava uno scapolo, un bel tipo. È stato uno dei primi a partire. E ha lasciato il letto. Avrà pensato, un uomo solo trova sempre da dormire. Infatti. Lei è scapolo? Ancora sì. C'è sempre tempo. Non ho nessuna urgenza. Io invece a 20 anni avevo già un bambino. E adesso sono 4. Per questo avevo fabbricato questa casa. Bella affare, eh? Ed ora mi aspettano con la mia vecchia al porto per imbarcarci sul Toscano. E per andare, chissà dove. In ogni modo, in Italia. Prenda, questa è sua. Solo che quando ripartirà mi faccia un piacere. Chiuda bene. E poi butti la chiave in mare, come se la consegnassi a me. Ci rivedremo, spero. Certo. Bastano? Beh, se non ce ne sono più, bastano. Ho ancora da chiudere 3 casse. Non sono mai abbastanza. In ogni modo, cerca di raddrizzarli. Ragioniere, cosa sta a fare i conti, tanto ormai... Ci tengo ad essere preciso. Preciso, preciso. Vado a consegnarmi altro denaro. No, ma per dimostrare che i conti tornano. Lei ne ha il diritto, è il padrone ancora. Ancora e sempre, se volessi. Ma preferisco andarmene. Nessuno glielo impedisce. Certo, vorrei vedere anche questa. Se ne son viste tante. E lei ne vedrà restando qui, stia tranquillo. Non ho paura di quelli che la pensano come me. E che le fanno rinnegare il proprio paese. Parolone. Siamo tutti fratelli in Cristo, no? Si vergogni. Incosciente. La prego di moderare i termini. E si ricordi che è finita l'epoca dei padroni. Cesare, cosa c'è? Niente, niente. Dammi quei chiodi, Berto. Grazie. E lei quando parte? Non so.
Il bambino è ancora un po' indisposto. Oh, non c'è tempo da perdere. Ha letto sui giornali? Ma sì, l'abbiamo letto. Ma noi restiamo. Diglielo, Berto, che tu resti con noi. È vero. E come lui tanti altri. Tanti no. Partono anche i moribondi. Non ci teniamo che restino. Ma scansone! Cesare, andiamo. E lei dica a Silvana che noi saremo per qualche tempo a Venezia, presso una parente, in Calle dei Fabbri. Si segni l'indirizzo. E poi di lì, speriamo. Beh, non piangere. Sono stufo di sentir piangere. E di vedere certe facce. Potevi farne a meno, no? Mi sono sfogato. Mi sento meglio. E tu? Non sei contento? In fondo non eri tu che facevi tutto qui? E io che ho passato le notti intere su quei registri per difendere i suoi interessi? E con quale risultato? Ah, no, basta! Guarda quelle macchine. Chi le ha costruite? Altri come te, come me. Saranno nostre. Credi che ce le lasceranno? E come no? Basta essere leali. E quando si è sposata un'idea, una fede bisogna averla, anche a costo di qualche sacrificio. Che io non voglio più mettermi una divisa addosso. Ho fatto 5 anni soldato. Basta. Sono stufo di sacrifici e di eroismi. Devo pensare a me. Sarebbe ora, mi pare. Ma certo, è quello che dicevo. E la sera, tornando a casa, avrai il tempo per leggere dei libri e farti un'idea. Io voglio però che decidiamo insieme. Siamo sempre andati d'accordo. Devi convincerti. Sono anni che lavoro. E con quale risultato? Voglio lavorare, sì. Chi è che non vuole lavorare? Ma almeno con uno scopo. Oggi, parlando con Sergio... Ma che hai con Sergio? È un amico. Non credere a quello che dicono di lui. Ognuno ha le sue idee e bisogna rispettarle. E io la penso come lui. Certo, per il nostro bene. Quante volte insieme abbiamo sperato che le cose andassero meglio. Ma perché non dobbiamo migliorare la nostra condizione? Hai visto Brusadin? In 2 anni ha fatto una fortuna. Ha saputo cogliere il momento e adesso può partire. Si sa. Per lui è facile. Ma per noi no. Partono tutti, Berto. E lasciamoli partire. Ognuno la pensa a modo suo. Il medico non è più venuto. È partito. Chiamane un altro, quel Rossetti, che venne l'anno scorso per te. L'ho incontrato 2 giorni fa con suo figlio. Andava verso il porto. Le impressioni si incidono e rimangono per sempre. Un picchiare di martelli su chiodi. Un genere raro, più richiesto del pane. Una famiglia ritira una magra razione di 300 grammi. Thank you.
questo non è un trasloco. È una trasmigrazione mai veduta nella storia. Nessuno si chiede quale sarà il suo avvenire. Pensa che oltre il mare c'è la patria e la libertà. Buongiorno Silvana, c'è Berto? Berto? Chi è? Sono io Berto, posso entrare? Ah, vieni. Lei mi detesta. E io sin da ragazzo, quando ero studente e l'incontravo uscendo da scuola, restavo a guardarla imbambolato. Ricorda? No, non ricordo. Già. È strano. È strano quello che passa per la mente quando si è ragazzi. Sergio? Eccomi. Con permesso. Bisogna andare. C'è Friedrich che ti vuol conoscere. Siamo già in ritardo. Torno subito. Dove vai? Ballo con Sergio. Questo lo so, ma dove ti porta? Non sono mica un sacco di patate. E poi chi ce la farebbe a portarlo sulle spalle? Berto. È permesso? Oh. Signora Silvana. Ci siamo, si parte. Volevamo salutarvi prima di partire. Come stai, bambina? Meglio. Bene, si vede. Beato lui che non sa quello che succede. E voi, quando partite, sembra che il Toscana faccia ancora due viaggi. E poi arrivano quelli. Anche la Brighetti parte con noi, quella del quinto piano. Disgraziata con tutti quei bambini. In questa casa non ci rimane più nessuno. Oh, perfino la portinaia è partita. Poverina, non si reggeva in piedi. Beh, anch'io non sono più un ragazzo, ma in ogni modo mi sentirei di fare 60 chilometri a piedi e traversare l'Adriatico a nuoto piuttosto che restare qui. Chi l'avesse detto? Povero papà. Non avrebbe lasciato Pola neanche per una fortuna. Certo, non è un viaggio di piacere. Coraggio, signor Berto, quando si è giovani tutto è facile. Auguri. Arrivederci, Silvana. Ciao, amore. Maria, bisogna andare. È tardi. È il mio fidanzato, ci sposeremo in Italia. Signora, tanta felicità. E forse un giorno... Sicuro sarà così, la storia non si ferma. Viva Pola italiana! Scusi, sa, se non ci si vuole un po' di bene fra noi. Andiamo, papà. Eccomi, arrivederci. Speriamo di incontrarci. Buona fortuna a tutti. Allora, vogliamo andare? Berto, io qui non ci resto, ricordalo. Finiscila, Silvana, aspettami qui. Vedrai che stai tranquilla.
strada. Fai attenzione, Piero! Ma come pesa, mamma? Non la far cadere. Non correre così. Scusi, signora, non l'avevo vista. E lei che fa? Non parte? Io non mi fiderei. Mi hanno detto che Toscana non torna più, che è l'ultimo viaggio. No, fa ancora due viaggi. E al prossimo... Piero! Te l'avevo detto, è troppo pesante! Oddio, cosa c'è? Ha fatto cascare la valigia! Adesso vengo giù io! Immagini che viaggio! Basta, finitela! Scusi, sa, ma fra poco resterà tranquilla, c'è lei sola in tutto il palazzo. Buon viaggio. Anche a lei, auguri per il bambino e a suo marito. Basta, Piero, vergognati! Avete la mania di correre, non c'è fretta. Ma Don Felice, è meglio arrivare prima. Zitto, chiacchierone! Portatela su, ho già parlato al capitano. Poi salgo io. Vai da quelle donne. Poi vengo io, e che non facciano confusione, che ho già pensato a tutto. Vai. E tu che fai? Ah, si è rimesso bene il signorino. Don Felice, quando partite? Al prossimo viaggio mi imbarcherò anch'io. Ormai siamo rimasti in pochi, ma io devo restare fino all'ultimo. Don Felice! Lo vedi, sono indispensabile. Voi che avete assistito mia madre, che mi avete sposato, che avete battezzato il mio bambino, dovete aiutarmi. Voglio partire. E va bene, partono tutti. Berto no. Lui vuol restare. Ah. E tu vorresti partire sola? Sì. Per il mio bambino. Per lui soltanto, povero piccolo. È giusto. Ma non puoi toglierlo a suo padre? Fa un ultimo tentativo. Cerca di convincerlo. Don Felice, se non venite voi... Il piroscafo non parte, che esagerazione. E quelle non vogliono capire, io gliel'ho detto... Zitto, devi stare sempre zitto. Oh. Dai retta a me, parlagli con dolcezza, con parole buone, vedrai. Abbi fede. Don Felice! Simpatico quel Vidaric, un uomo in gamba. Sei persuaso adesso? Domattina mi raccomando preciso. Bisogna farsi vedere attivi, vedrai. E con lei non far scene. Non ne vale la pena con le donne. Thank you.
con parole buone. Abbi fede. Puccini. Non lo svegliare. Sta bene, vero? Si è rimesso completamente. Sì, vada. Domani all'alba il Toscana partirà per l'ultima volta da Pola. E queste donnette sono già là, le prime. Non vogliono perdere il loro turno. Ma l'esodo il più significativo è la partenza dei morti. I morti hanno parlato, hanno invocato. E i vivi hanno risposto al loro appello. Eccola, mamma. Hai trovato tutto? Sì. Silvana, chi è? Il Toscana parte domattina all'alba. È l'ultimo viaggio. Silvana, in questi giorni non mi hai parlato più di queste cose. Si andava così bene d'accordo. Guardalo che amore. Sì, ed è per lui che parlo. Berto, pensa alla responsabilità quando sarà grande. Andiamocene anche noi. Basta, Silvana! E poi è bene che tu lo sappia. Ormai mi sono compromesso, non posso più tornare indietro. E staremo benissimo, non credere a quello che dicono. Ah, non è possibile che tutti abbiano torto. E tu solo e quelli come te. Che cosa quelli come me? Vi chiamano rinnegati. Berto! Ma che fai? Sono le 4. Vidaricio mi ha domandato più volte di te. Vuoi rovinarmi? Fa presto. Andiamo. Berto, ti devo parlare. Fa presto, devo andare. È già tardi. E sono venuto a prenderlo per questo. Devo parlare con mio marito. La prego di uscire un momento. Fa quello che vuoi. Aspetta. Tanto so già cosa mi deve dire. Ancora? Sì, ancora. La credevo più comprensiva. Mi dispiace, perché in fondo sono stato io che ho cercato di persuadere Berto. E c'è riuscito. Io e Berto siamo sempre andati d'accordo, in tutto. Ora non più. Può essere soddisfatto. Basta. Mi hai seccato, Silvana. Sono io che devo decidere. Tu devi fare quel che voglio io, intesi? Ti raggiungerò al comando. Torno subito. Berto.
Vice Ovde. Vidaric ha domandato più volte di te. Sergio, sono venuto a dirti che non posso fermarmi alla riunione. Sei impazzito? No, devo cercare Silvana. È scappata di casa. Lo immaginavo. Dobro, Dolasim Odmach. Aspettami qui. Ma io... Fa come ti dico. L'ordine del comando alleato alla popolazione di Pola. Coprifuoco in tutta la città con decorrenza immediata. E io devo andare. Mi aspettano a casa. Non si può uscire, per nessun motivo. L'ordine del comando alleato alla popolazione di Pola. Coprifuoco in tutta la città con decorrenza immediata. Hey, where are you going? Haven't you heard of the curfew? Andare a casa. Say, don't you understand? Non vado a casa, al porto, Italia. Let her in. Yes, sir. Where you gotta hit that baby? Let's go. All right, let's get out of here. Let's go. Anch'io, bambino. In California, tre. Che è successo? Un attentato. Una donna, una fanatica. Dicono che sia una maestra. Ha sparato contro un colonnello britannico e l'ha ucciso. E non si può uscire? Quanto dovremo restare qui? Fino a che non cessa il coprifuoco. Un soldato mi ha detto che fino a domattina temono disordini. Ma io non posso restare qui. Devo uscire. Tanto anche lei al porto non si entra. E poi, vuoi sapere come la penso? Una donna che vuol bene non scappa. Quella ha colto l'occasione, ne aveva abbastanza di te. Lisce polizona, rapport. Sono chiamato al rapporto. Ne riparleremo. Ora parto tranquilla.
È suo figlio, ha voluto portarlo via con sé. E io devo restare. Fa quello che ti detta la coscienza. Adesso sali, tanto non si può uscire dal porto, c'è il coprifuoco. Forse dovrai dormire qui. E domattina che il Signore ti protegga. L'alba, il coprifuoco è finito. Per quello che è successo ieri sera, non parliamone più. Scappa a casa, vedrai che Silvana... Silvana. A che punto siamo? Lo vedi? Hanno già incassato tutto. Domani le nostre macchine partono per ignota destinazione. Qui restiamo noi e le mura. Possiamo essere soddisfatti, no? A che punto siamo col motore? L'ho dovuto smontare. Per domattina deve essere pronta. L'ho promessa al comandante. Impossibile. Bisogna cambiare le candele. Queste non servono più. E va bene, cambiale. Non si trovano. In tutta Pola due candele ci saranno. Io non l'ho trovata. Guarda, che la responsabilità è tua. Te la sbrigherai tu con lui.
Verrà con la mitragliatrice? Non fare dello spirito. Non ne ho nessuna voglia. Neanche io. Lo credo, come siamo ridotti c'è poco da stare allegri. E parla piano. Hai tanta paura? Eppure sei un pezzo grosso. Ehi, Bruce! Di chi è questa moto? Il comando me l'ha consegnata per un servizio speciale. Adesso serva a me. Come sta? Adesso dorme. Hai trovato il latte? Ho atteso 2 ore. Ma perché non sei partita quel giorno insieme con gli altri? Era meglio per te, per me e per tutti. No, sei voluta rimanere per tormentarmi. E quando non parli è peggio. Capisco quello che vuoi dire. Che la colpa è mia se siamo ridotti così. Non fai cadermi questo, che ho sbagliato. Ebbene sì, ho sbagliato. Ma questo non ti dà il diritto di rendermi la vita impossibile. Non ne posso più. Silvana. Scusami, Silvana. Delle volte non so quel che dico. Vedrai. Adesso vado da uno che conosco, che fa il contrabbando. Sta alla periferia e quello riesce a trovare tutto. È un imbroglione, però anche lui ci vuole. Mi fanno dare del latte per Pucci. Anche per te. Mi hanno assicurato che fra giorni le cose andranno meglio. Arriveranno viveri e poi arriverà anche il tuo permesso per partire. Tu potrai andare a Trieste con Pucci. Ho saputo che là c'è il dottor Morisi e andrai da lui. È uno specialista e poi l'ha già curato, lo conosce. E tu? Ti raggiungerò, non dubitare. Io qui non ci resto, sta tranquilla. Vedrai, quando uno crede che va tutto male, torno subito, faccio una corsa. Sono uno stupido, è vero? Berto. Cercavo Giovanni. Sono venuti a prenderlo stamattina. Anche lui ha finito di trafficare. Sapete dove si potrebbe trovare del latte? Il latte. È diventato una cosa rara. Comandante, mi è dato vaista. Ah, già. Il comando mi ha segnalato questo appartamento. E infatti va benissimo. A Pola è difficile trovare un letto. Hanno portato via tutto. Propaganda Yehima ha i suoi effetti. E tu? Ancora non parli la nostra lingua? No, ma lei parla benissimo la nostra. Già. Dov'è il letto? Ah, bene. Matrimoniale. Un bambino. Sì, dorme. Anch'io avevo un bambino. Non sta bene, avrebbe bisogno di cure. Io ho poco latte. Già, la vita è difficile. Bisogna essere forti. Verranno giorni migliori. E lei vuole abitare qui? No, l'appartamento è incontro. Ho bisogno di un letto, questo si può dividere benissimo. Un tavolo, una sedia. Ho bisogno di un lume, lavoro anche la notte.
Tornerò più tardi, cerca di farti aiutare. Io vado al comando e quando torno vorrei trovare tutto a posto. Ho bisogno di riposare. Il viaggio è stato lungo e faticoso. Ma non fa niente, domani starò benissimo. Eccola, quello è il mio appartamento, così quando avrò bisogno di qualche cosa... Forse ti potrò trovare del latte in polvere, quello americano. È buono. Farà bene al tuo bambino. L'hanno arrestato stamattina. E ora non so più a chi rivolgermi. Mi hanno promesso un barattolo di latte in polvere. Quello americano. Chi? Una donna. Una slava. Che viene ad abitare qui. Dove? L'appartamento di fronte. Ha bisogno di un letto. Che se lo trovi? Dobbiamo dividere il nostro. Io non divido niente. Berto, cerca di essere ragionevole. Abbiamo già tanti guai. Questa è una che sta al comando. Ci può essere utile. Sei interessata del bambino. E poi noi staremo bene lo stesso. I letti sono abbastanza larghi. Ma non è per questo. Vuoi aiutarmi? Che? Dobbiamo farlo noi? Quando torno vuol riposare. Ha viaggiato tutta la notte. Anzi, dovremmo darle anche quel tavolo, una sedia. Facciamo una cosa, andiamo a dormire per la strada, così lei potrà alloggiare qui. Berto, noi donne qualche volta abbiamo una sensibilità maggiore della vostra. Dammi retta. Cosa ci rimettiamo ad essere gentili? Forse hai ragione. Tu sei il marito? Sì. Starò benissimo. Sono due notti che non tocco il letto. Ha viaggiato sempre? Già. Anche a piedi. Ma fa bene. Allora, buon riposo. Un momento. Vieni, per il tuo bambino. Grazie. Tante grazie. L'avevo promesso. Buonasera. Buonasera. No, no, non si può partire in due. Se danno l'opzione per la moglie, deve restare il marito. E dopo tre mesi può partire anche lui. Sì, dovrebbe essere così, ma poi nasce sempre qualche complicazione. Ah. Quando ci chiameranno? E tu che fai qui? Ho ricevuto quest'ordine di presentarmi. Che cosa vorranno? Ah, proprio nel mio ufficio. Se l'è preso lei. Chi? Una donna, è arrivata ieri. Ed io adesso fuori. Faccio l'usciere. Berto Rossi. Vai, t'aspetto qui. Grazie per un po' con il spesso cosa i meni ma i presi meni ma suic. Vero, sam da cinim dobro. Rekli su mi da. Reko suic ni jedan isključe midi i preveceri da bude spremno. Siedi.
Vidaric mi ha parlato di te. Mi ha detto che sei un buon elemento. Non ho fatto che il mio dovere. Allora perché hai presentato domanda di opzione per tua moglie? Per il mio bambino. È ammalato e qui ancora ci sono difficoltà, mancano i medicinali. Credo sia indispensabile che mia moglie vada in Italia. Ma tu vuoi restare qui con noi, vero? Certo. Abbiamo bisogno di elementi sicuri, intelligenti, pronti. La propaganda è una questione delicata, indispensabile. Bisogna saperla fare, soprattutto sentirla. Non si può persuadere se non si è persuasi, non credi? Certo. Bravo. Tua moglie partirà al più presto. Il bambino ha bisogno di cure e qui ancora non possiamo pensare a questo. Abbiamo da risolvere troppe cose, questioni materiali e problemi morali. Saremo buoni amici. Ti potrò scrivere, sai, ho la possibilità. E anche tu potrai rispondermi. Sì, mi sono già informato. Questa è una gran cosa. Io saprò tutto di te e tu di me. E poi 3 mesi passano presto, vero? E quando saremo a Trieste penseremo a quello che si dovrà fare. La cosa più importante è che Pucci stia bene. Siamo d'accordo? Io sono pronta. Ah, la borsa. Ci sono i barattoli per Pucci. Tu prendi l'altra valigia. Alberto, vieni un momento. Ho messo tutto a posto. Qui l'occorrente per il caffè e la tazzina. E questo è lo zucchero, quello che c'è rimasto. Vedi, c'è scritto sopra. Se no tu potresti sbagliare con il sale. Sei così distratto. Questa mattina ho comprato un po' di legna, ma fa economia, è una cosa rara. Berto, come farai? Sta tranquilla, me la caverò benissimo. Non dimenticare di chiudere il rubinetto dell'acqua, ce n'è poca, rimarresti senza. Aiutarla. Grazie.
Alberto, sono certo che risponderai di no, ma ho il dovere di dirtelo. Questa sera c'è una riunione in quella birreria sotto casa tua. Vidalice in persona ci ha invitati. Bisognerebbe andarci, se no, sospettano. Andiamo. Sono pronto a tutto. Trupoli, ustravia comandanza! Libero comandante! Musica, collo! Sembra un carnevale. Tu, Sergio, ridi. Bisogna ridere, se no sospettano.
Non posso dormire. Ho voglia di fumare, dammi un cerino. Sono lì sul comodino. Tu non fumi? No. Quel tuo amico è comico. È caduto disteso per terra e rideva come un idiota. Ero ubriaco. Già, non è abituato a bere. Ancora. Non si stancano mai di cantare. Noi siamo un po' eccessivi in tutto. Fammi sdraiare. Sono stanca. Ne ho il diritto. Alle volte, parlando, ci si addormenta. Io invece ho bisogno di silenzio. Non parlo più. Credi che la finiranno? Ti dà fastidio? Eppure, è nostalgico. Non puoi dormire. Non è colpa mia. Mi accendi. Cos'hai? Rimorsi? Sì, ma non per quello che pensi tu. Sarebbe ridicolo. Certo, non ha importanza. Ossessione. Basta! Finitela! Siamo così opprimenti? Sì, non vi posso più sentire. Sembra di soffocare. Che manchi l'aria. Maledetti. Non dimenticare che qua ci sono io. Ma no, la colpa non è vostra. Mia, soltanto mia. Mi sono lasciato accalappiare e non potrò più uscirne. Parli come se fossimo tuoi nemici. Abbiamo la stessa fede. La mia fede, prendere la roba degli altri e farla mia. Non è vero, non è vero! Sì, questa era la mia fede. E adesso hanno preso me. Ma avete fatto un cattivo affare. Io non sono che un rinnegato senza patria. La patria per noi non ha confini. Già, la patria, il paese, i confini, roba da ridere. Il mio paese è il mondo. Così dicevo anch'io quando mi sentivo sicuro a casa mia. Ma siete arrivati voi. Non ho avuto più voglia di ridere. E ho capito.
Con certi sentimenti non si può scherzare. Bisogna provarlo. Come quando ti muore la madre. Allora soltanto ti accorgi di quello che hai perduto. E non c'è più rimedio. Sì, non c'è rimedio. Ho bevuto troppo. Sono ubriaco. Quello che mi addolora è che non sei ubriaco. Ed hai parlato chiaro. Buongiorno, Bert. Come mai da queste parti? Niente, sono passato di qui e ieri sera mi sono ubriacato. Me ne sono accorto. Anch'io ho bevuto. Pensa che quando sono uscito di là, credendo di tornare a casa mia, ho infilato il tuo portone. Sono salito fin qui, stavo per entrare nella tua stanza, ma ho sentito una voce e sono tornato indietro. Già, complimenti. È andata bene? Può essere una fortuna per te. Non faccio il ruffiano. Rispondi sempre fuori tono. E tu fai sempre sogni d'oro. Io mi domando cosa vuoi. Andarmene, non ne posso più. Cerca i tovagli. Ne avrei fatto volentieri a meno. Ma in certi casi non si può transigere. Per stare in mezzo a noi bisogna essere convinti. Lo sarai. Dovranno rieducarti. Non imparerò mai. Parliamo un'altra lingua. Cerca di comprometterti il tuo amico. Io ho fatto di tutto per convincerlo. Mi devi credere, compagna. Tu eri uno di quelli che gridava basta coi padroni ed aspettavi questi. Lo vedi come tremi? Ci si nasce padroni. Tu sei nato servo. Basta! Fuggite! Haide, ademo. Mi permetti di prendere una fotografia? Quella del mio bambino. Mi porterà fortuna. Pusti, Debian. Sei amico di Bert. Certo. Devi stare vicino a lui. Quello è un ragazzo. Ti aspetto al comando.
beata voi. Avete la certezza che vostro marito vi raggiungerà. Io non ti spero più. Sono felice! È l'ultima volta che ti avverto. Quando si lavora non si parla. Ma io... E tu quando parli sputi veleno. Sei tu, basta! Ma comando io! Il comandante ti vuole subito. Di cattivo umore. Grida come un ossesso. Niccome! Bisogna perdonarlo. Soffre più di tutti noi. Soltanto non ha il coraggio di dirlo neanche a se stesso. E vuol far credere a quello cui lui stesso non crede. Buon appetito, ragazzi. Don Felice, voi andate dalla signora Silvana? Sì. Già, povera creatura. Oh, sta molto meglio. Sì, ma suo padre... Che c'è? L'hanno portato in un campo di concentramento in Istria. Chi te l'ha detto? Uno che è riuscito a scappare è tornato stanotte. Anche lui si trovava in quel campo? No, di lì nessuno riesce a tornare. Povera donna. Io non ho avuto il coraggio di dirglielo. Pensateci voi, Don Felice. Ma che c'è? Che c'è? Non facciamo assembramenti. E tu non parlare. Non hai sentito nulla, c'è sempre tempo per le cattive notizie. E poi sì, Don Felice, mi hanno detto che uno è riuscito a scappare. Zitto, devi stare sempre zitto. Ah,
Eccola qua. Te l'avevo promessa e ho mantenuto la parola. Don Felice. Sì, Don Felice questa volta è stato proprio bravo. Non me la volevano dare, soprattutto la madre. Diceva, mi ci sono abituata a vederlo dormire in barchetta. Ma che barchetta, ho risposto io. Per lui ci vuole un bastimento. A 14 mesi, ma è bello grosso. La madre si è commossa e io me la sono presa. Ho fatto bene, vero Pucci? Un momento. Adesso la proviamo. Ah, sembra fatta su misura. Sì, sta proprio bene. Zitto, devi stare sempre zitto. Parla. Di qualcosa. Ho tanto bisogno di sentir parlare. Cosa devo dire? Non so. Come una volta. Ti ricordi quando ci incontravamo al caffè e dicevamo tante stupidaggini? Eppure. Allora eravamo due esseri umani. Ora siamo dei numeri. Già, e i numeri si sottraggono. 2 meno 2 fa 0. Abbiamo sposato un'idea in malafede. La colpa è nostra. Mia, soltanto mia. Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Cosa stai a fare con le mani in mano? Lavora o ti faccio passare in cella di rigore. Mi spiano continuamente. Devo gridare. Se no, quelli che occupavano il mio posto sono scomparsi, uno dopo l'altro. Ho paura. Non posso fare un passo. Sergio, non abbatterti così. È peggio. Alle 10 passa un altro treno, un merci. Stasera io sono di guardia. Siamo fortunati. Banchettano la giusta sera. Andiamo. No, io resto. Ti devo guardare le spalle. Ma tu? Me nessuno m'aspetta. Vai, passa dietro la siepe. Poi rasenta il ruscello. Seguilo fino al filo spinato. In quel punto potrai passare. Ho tutto preparato. Poi c'è il treno che passa. E poi... Sergio. Grazie. Va.
suo rango voli, ti sta comandando. Vai. Io danzaro, vieni che gli è papagò. Vai. Mi vede su, io vado di che siamo su. Hai sentito il comandante? Dammi il bracciale. Adesso ti sorveglio io. Fai attenzione. Porta disgrazia. Sergio. Dormivi? Ho tanto tempo per dormire. Allora non ti ho disturbato? No. Anzi, mi fa piacere fare due chiacchiere con te. Domattina all'alba. Sergio, vogliamo pregare insieme? Non ricordo più nessuna preghiera. Almeno l'Ave Maria. Mia madre mi prendeva sulle ginocchia e mi faceva dire con sé l'Ave Maria. Ma è passato tanto tempo. Vedi che tua madre avrebbe desiderato che in quest'ora tu pregassi. Vuoi pregare con me? Ave Maria. Ave Maria. Grazia plena. Grazia plena. Dominus tecum. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Benedicta tu in mulieribus. Benedictus fructus ventris tui. Thank you.
Non ti muovere! Di dove sei? Di Pola. E cosa fai qui? Ho camminato tutta la notte. Ho fame. Dammi qualcosa da mangiare. Vieni su, che staremo più tranquilli. Sbarra la porta, te l'avevo detto! Tu sei una spia! Non vedi come sono ridotto?
Ne ho conosciute altre come te, e poi? Sono fuggito dal campo, cercavo di raggiungere la costa. Vuoi andare in Italia? Sì. Ma perché non sei partito quando si poteva? Perché credevo... Anch'io credevo, e adesso siamo tutte spie, diversamente non si mangia. Ma non basta, poi ti accoppano lo stesso. E allora ne ho fatto fuori uno. Sì, e sono scappato, ma qualcuno mi ha visto. Da 2 giorni mi stanno le calcagna, e sono certo che girano qui intorno. Tu non sai nulla? No. Ma prima di prendermi, so io come devo riceverli. Dovranno parlare con me. Eccoli. Sei stato tu? Thank you.